iPhone XR oppure iPhone 11? Cosa conviene acquistare oggi nel 2022? Beh, indubbiamente i due dispositivi sono molto, molto simili. Ad esempio, la fotocamera principale, la stessa 12 megapixel, sia per l'XR che per l'11. La differenza è che nell'11 abbiamo una seconda lente, una ultra grandangolare. Certo, oggi siamo abituati a scattare con il nostro telefonino all'impazzata, a fare foto diciamo un po' a tutto, a condividere un po' tutto, e quindi avere una fotocamera in più, un ultra grandangolare, è indubbiamente comoda perché sappiamo le ottiche di iPhone sono sempre state al top nel punta e scatta, soprattutto se si fa addirittura una post produzione in seguito o anche se vogliamo fare un video 4K 60 frame al secondo, sono veramente al top. La fotocamera frontale cambia anch'essa, 7 megapixel su iPhone XR, 12 su iPhone 11. Non cambiano tanto il discorso dei numeri, nel senso che o 7 o 12 per la condivisione social cambia veramente poco. Quel che cambia di più, sicuramente sotto la scocca, è il processore a 12 Bionic per iPhone XR e a 13 per iPhone 11. Quindi un anno in più di aggiornamenti, quello ovvio, scontato, e un dispositivo che girerà indubbiamente più fluido, più veloce. Ma quel che cambia di più forse su iPhone 11 è la durata della batteria, non tanto per quei pochi milliampere in più, ma quanto per l'ottimizzazione della 13, quindi l'ottimizzazione che ha questo processore nel gestire i processi e risparmiare batteria quando appunto non serve. Non che iPhone XR faccia male, ma iPhone 11 fa indubbiamente meglio. E questo oggi, in un mondo dove usiamo il dispositivo praticamente tutto il giorno per le varie funzioni, è indubbiamente indispensabile. Purtroppo ormai è così, senza smartphone non usciamo di casa, quando lasciamo il telefonino a casa perché ce lo dimentichiamo entriamo nel panico. Perché? Perché oggi col telefonino facciamo tutto. iPhone 11 è indubbiamente anche più moderno, ovviamente non sulla parte frontale, che è identico a partire dal display, tecnologia del display, anche la risoluzione del display è lo stesso, cioè non cambia niente, ha voglia di dire che ha qualcosa in più, è lo stesso display, parliamoci chiari, però è più moderno il telefonino per il design che ha, la doppia fotocamera. Ora vanno questi moduli fotografici sempre più grandi e quindi iPhone 11 è indubbiamente un dispositivo che sarà più futuristico, più bellino, più carino anche fra degli anni, quando appunto il dispositivo invecchierà, ma invecchierà meno. Ti lascio qualche link in descrizione se ti può essere utile per qualche ricondizionato che trovi in offerta. Dai un occhio anche al mio canale Telegram, promo prezzo Amazon, iscriviti al canale di YouTube se non sei iscritto per non perderti i prossimi video, pubblico video quasi ogni giorno. Ciao, al prossimo video.